Riconoscersi in lui. Cerca Firenze 77 attraverso Roberto Setti, a cura di Luciana Campani Setti. Kempis. Il tema delle considerazioni ultimamente svolte merita di occupare ancora la vostra attenzione. Vi chiedevamo chi sia l'uomo, dal momento che non è il suo corpo fisico, non è il suo corpo astrale, non è il suo corpo mentale, eccetera. Noi speriamo che adesso, dopo aver parlato e approfondito alcune considerazioni sulla natura di Dio, voi possiate da soli rispondere a questa domanda. Espressioni come identificarsi in Dio, riconoscersi in Lui, le abbiamo usate fino dalle prime comunicazioni, dai primi messaggi, anche se in effetti esse sono state intese da voi in modo abbastanza curioso. Ma ciò dipendeva dalle vostre credenze religiose, principalmente dall'idea del paradiso. Infatti, identificarsi in Dio per molti di voi stava ad indicare entrare armi e bagagli in Lui, ossia in una sorta di massima beatitudine, conservando, se non il proprio io, la propria personalità, almeno la propria individualità. Talvolta, invece, identificarsi in Dio era per taluno sinonimo di annullamento, alla stessa stregua di come viene interpretato il nirvana dei buddhisti. Dirò poi se sia giusto parlare di annullamento. Abbiamo detto e ripetuto che Dio solo è la realtà assoluta, oggettiva, eccetera. Qualunque altra esistenza, dai cosmi ai mondi, alle materie, agli esseri, agli ego, ai sé, agli spiriti, come qualcuno li chiama, che esistesse oggettivamente al pari di lui, interromperebbe le sue qualità assolute. Perciò Dio non sarebbe più l'unico e quindi non sarebbe più completo, e quindi non sarebbe più infinito, e quindi non sarebbe più perfetto, eccetera. Ma da questa affermazione voi non dovete intendere che egli sia un monolito, che appaia molteplice e composito in virtù di una specie di miraggio. Egli è l'unità che risulta dalla fusione della molteplicità. Se diversamente da così avessimo inteso, non vi avremmo parlato delle situazioni cosmiche fisse nell'eternità del non tempo, percependo le quali tutto appare in movimento. Tuttavia, fin da quando vi abbiamo parlato di queste situazioni cosmiche, vi abbiamo avvertito che esse non sono delle realtà oggettive. Di oggettivo, lo ripeto, non c'è che Dio, considerato nella sua unità. Continua.